perché ma che casino hai combinato? Vedo qua tutto sporco, è un macello. Che è successo? Mezzo bagno. Abbiamo smontato mezzo, anzi ha smontato mezzo bagno. E perché questo? Scusate la voce, purtroppo sono un po' di raucedine. Perché questo? Perché in realtà è ecco, un tubo come rotto. Fa vedere Marche, qui abbiamo un tubo rotto. Vi spiego un attimo al volo, perché questo è un problema che abbiamo già affrontato diverso tempo fa. E praticamente è lo stesso identico problema, in questo caso è un po' più complicato, vero Marco? Sì. Perché si trova sotto proprio. E che cosa abbiamo trovato là sotto? Tubo rotto. Tubo rotto, perché? Perché è infascettato insieme al tubo, il tubo dell'acqua calda, insieme al tubo dell'acqua fredda, insieme al tubo del riscaldamento. Quindi infascettati i tubi passano paralleli. Succede che questo tubo tende a cuocersi nei punti, diciamo, più delicati, nei punti in cui fa delle curve, e quindi quando lo andiamo a rimettere in pressione, poi alla fine ci troviamo l'acqua. Ci troviamo una perdita dell'impianto idraulico e ci troviamo l'acqua all'interno del camper. Se questo non è un grandissimo problema quando siamo fermi, logicamente se stiamo in vacanza, cioè prima di partire, se stiamo in vacanza, chiaramente è un problema molto più complesso. In questo caso la cosa è stata molto complicata perché si trovava sotto la doccia praticamente. Sì, sembrava poi una stupidaggine, invece abbiamo smontando le cose abbiamo per adesso fortuna trovato la, diciamo, la perdita. Infatti, che vi faccio vedere come state vedendo adesso, accendendo la pompa, praticamente da quel tubo rosso che state vedendo usciva l'acqua. Chiaramente adesso state vedendo sotto il pianale del bagno, quindi quella è la parte impiantistica che si trova sotto il pianale. Considerate che per supportare il pianale ci sono dei supporti in polistirolo che sono stati tutti quanti rimossi, e adesso Mark, in realtà questo è un video postumo, l'ha già rimontato, quindi il camper è già pronto. Comunque questo per porvi semplicemente l'attenzione su questo problema che abbiamo già affrontato e che però evidentemente non è mai abbastanza, insomma troviamo nuovamente problematiche similari anche in veicoli sicuramente diversi e in punti sicuramente diversi. Ok, quindi fate attenzione e mettete un like, no? Giusto? Esatto. Se il video vi è piaciuto, se no. Alla prossima.